Ieri abbiamo il piacere di ospitare questa iniziativa promossa da un comitato promotore della Noi Donne e Territorio, un'iniziativa che a ridosso della festa della donna, che probabilmente il comitato promotore non aveva l'intenzione di legarlo in modo diretto alla festa della donna, però coincide temporalmente con questa ricorrenza. Innanzitutto è doveroso salutare l'amministrazione comunale qui presente nella persona del vice sindaco Sergio Lanna e tra l'altro anche l'assessore all'istruzione Luisa Marro, che tra l'altro è anche una docente di questo istituto. Un'altra cosa, piccola riflessione sull'iniziativa delle differenze di genere. Io credo che debba essere superato proprio, almeno dal mio punto di vista, questa tematica della differenza di genere. Debba essere visto il problema non tanto sotto il profilo della differenza di genere, se c'è un problema legato al trattamento del genere, ma sotto il profilo del dominio o del suo superamento. Cioè noi abbiamo due prospettive nella vita, come nel lavoro, nella quotidianità. La prospettiva del dominio, cioè della sopraffazione del potere, è una prospettiva del suo superamento. Da come si vedono le cose, al di là del genere, va la sostanza. Quindi non è che il potere legato al genere è specifico. Il potere è il potere. Il problema è che noi, secondo me, dovremmo abituarci a considerare il potere non tanto come esercizio della sovrappazione, ma il potere come occasione di consentire una maggiore partecipazione. E io la vedo da questo punto di vista, credo che da questo punto di vista ci possa essere anche un punto di incontro, che altrimenti non se ne esce più. Non se ne esce più perché magari va a finire che il genere femminile per occupare posizioni magari riservate finora al genere maschile usi gli stessi sistemi del genere maschile. Ovvero sia, tutte le genere maschile del potere si intrisce e quindi della sovrapposizione del dominio e che credo che alla fine non porti buoni risultati. Io credo che come scuola, in questo noi siamo consapevoli, cioè parlo come uomo di scuola, e mi piace parlare come uomo di scuola, la mediazione, l'equilibrio, credo che siano le doti che noi dobbiamo insegnare ai nostri alunni, ai nostri giovani. Credo che siano doti importantissime queste qua, capacità importantissime. Vedete, nella gestione proprio del quotidiano noi ci rendiamo conto, noi sicuramente abbiamo 1.800 alunni, le differenze di genere ci sono perché abbiamo praticamente una popolazione equamente distribuita come c'è, intervengono diverse dinamiche conflittuali tra i generi, cerchiamo di superarle proprio nell'ottica dell'uscita dal genere. Il più delle volte i nostri interventi didattici educativi sono finalizzati a rendere consapevoli i nostri alunni, e non è un problema di genere che è coinvolto, è un problema, crediamo soprattutto, di civiltà. Cioè noi crediamo che il livello di civiltà dell'epoca, ma questo lo diceva addirittura Marx già nel 1844, prima della crisi economico filosofica, in quei giovani, dico Marx, perché magari, ecco, oggi fine delle ideologie si rischia di buttare la vasca col bambino dentro, no? E di non salvare niente di quello che fa una riflessione, una maturazione naturale nel corso del tempo. Il grado di civiltà di un'epoca si misura dal modo con cui tratta la donna. I manoscritti economico-filosofici del 1844 veniva posta questa osservazione, questa riflessione. Però Marx aveva in mente proprio il livello di civiltà dell'epoca, cioè superare il genere. Era questa la riflessione essenziale. Cioè, finché restiamo confinati nell'ottica del genere, noi non riusciamo nemmeno a capire perché c'è questa sovrappazione. Evidentemente il problema della differenza di genere trova la sua causa in ragioni storiche dell'evoluzione della specie, e quindi noi tutti come scuola dobbiamo far sì che diventiamo sempre più consapevoli della ragione, cioè dello strumento essenziale che abbiamo a disposizione per superare i conflitti. Senza l'uso consapevole della ragione i conflitti non si superano. Se nei conflitti prevalgono le dimensioni soggettive emotive, rischiamo di non risolverli
se prevalgono le intenzioni razionali nello svolgimento di molto probabilmente così noi li risolviamo, ma almeno diventiamo consapevoli della reale natura del problema. Se la parola è dopo per una riflessione da uno di scuola, io partirei, saluto a tavolo innanzitutto, insomma, ma credo che siano persone già conosciute, la dottoressa Rosaria Cavaccione, che è un giornalista di Latino, della regione Lazio, a tavolo sono presenti due rappresentanti del comitato promotore dell'iniziativa, la professoressa Susi